Sì. È lei che ha bisogno con il soffio del bagno? No? Va. Pensa a te. Pensa a te, hai detto. Pensa a te. Da tiro. Allora. Video unboxing, video tropicale, molto caldo. Dato che ci sono ben 25 gradi fuori. Evidenziamo le cose importanti di questo video. Tra l'altro questo qui è un pezzo che possiamo dire da parte dell'unboxing. Camicetta Dickies. E il nome sta bene con la camicia del c***o. Bella questa. E l'ho presa anche nera. Cioè, tanto swag. E non ti dico quanto l'ho pagata. Non dirlo. Che a 90 euro tutte e due. Too much. Oggi diciamo che partiamo con i pezzi d'abbigliamento, in realtà, perché queste due ve ne ho già parlato. Accessorio, chi mi segue su Instagram avrà già visto, è un paio di occhiali, lì, i. Sono dei Retro Super Future, in collaborazione con Echo Dual. Perché vede il futuro con quelli. Il retro e il Super Future. Oh. Bellissimo quel fuoco, no! Tra l'altro, adesso sono tutto arancione perché con queste lenti... Unboxing tropicale si chiamano queste. Va bene. Vi lascerò delle immagini ravvicinate di questi occhiali perché sono pazzeschi. Quanto sembri costano secondo te? Un porno. Sembri un po' Tony Stark. E un po'? Tony F. E in realtà sono? Tonio Cartonio. Un saluto alla Melevisione. Quanto li ho pagati questi occhiali? Ah, conoscendo ti avrei speso tanto. Collaborazione però con Echo Dual. Quanto costano secondo te? Made in Italy. E dove li fanno? Collaborazione in Italy. Ho capito. Italy call my friend. Beh, fare un prezzo. Sarà sui 3.000. Sì, 3.000. Che sono Bill Gates. Questa cagata qua l'avrei pagato 300 euro. Quasi. 278 euro e 62 centesimi. Come si vede? Lei è secca. Fa solo gambe quando va in palestra. Lo vedi? Prossimo pezzo. Pezzaccio, tra l'altro. Un pezzo, pezzaccio. È un jeans. Cioè, io non ho parole. Non saprei come descrivere. Ma neanche io non ce l'ho. Tra l'altro, trovate le foto sul mio Instagram. Quando uscirà questo video, saranno pubblico ormai da una settimana. Andate a mettere like. Seguitemi su Instagram. Che ne pensate di questo jeans? Questo è un Lee in collaborazione con Arias, è un altro brand streetwear, con questa grafica greco-romana. Prezzo di listino, secondo te Marco, che non è quanto l'ho pagato? Io penso che sia alto, almeno 200 euro. Il listino era 200 euro. Quanto l'ho pagato? 3,50. No. Gangsta. 133 euro. Che dici, vale la pena? No, per te che poi ti sta anche bene. È un pezzo particolare. Poi lo vedo molto estivo, no? Andiamo avanti, prima scarpa del video. Nike SB. Piccola premessa su questa scarpa. Sentiamo. L'ho presa per dire, ma sì, provo a prenderla, ci faccio nel caso un unboxing, una review, come stiamo facendo. Ma una volta che mi è arrivata, avevo zero aspettative. No, una volta che mi è arrivata, l'ho aperta, sono rimasto affascinato dalla qualità della scarpa. Mi sono innamorato, ho detto, questa qui deve finire nella collezione Delfina. Ma non ci credo. Lo giuro. Nike Dunk High in collaborazione con Legge Robert, non me lo ricordo. KCDC è uno skate shop di Brooklyn che ha collaborato con Nike per il 20° anniversario. È volato un pezzo di laccio. Non è che era di buona qualità. Infatti qui c'è proprio sulla linguetta KCDC 2001. E questa colorazione ancora. Mi ha detto che era di qualità. Rosa porcellino. Ancora. Con lo swoosh che è doppio strato. Non so se si nota. Si nota? Che è molto spesso. Aspetta che metto a fuoco. Arriva con laccio montato nero, ma ce ne sono due di riserva. Uno che è un rope laces, quindi quello tondo, è nero e rosa. E poi ce n'è anche un altro verdino. Tra l'altro tutti e due qui è caduto. Sono con questa skin personalizzata dei lacci. Poi non sono agganciate alla scarpa con i soliti filettini trasparenti, ma con delle sorta di moschettoni, cioè qualità. Io la chiamo qualità questa. Suola semi-trasparente con il loghino Nike SB rosa. Il rivestimento interno che è fatto di una pelle veramente morbida. Io ci dormirei qua dentro, ti giuro. Perché questa scarpa non finisce di stupire. Solette interne che sono diverse, come noterete. Una rosa, una verde. Tu ti dirai, che cosa c'è dentro il laccio verde? Ecco qua, c'è la solita verde. Ecco, prima che la vede la suola da fuori. Tu sai che c'è. È lo stesso discorso di prima. Tu puoi vestirti con una cosa, ma devi anche saperla portare. Tu ti metti il laccio verde consapevole che è della soletta interna verde. Cambia proprio il gioco. Terapia. La soletta verde che cita 20 years.
20 years. Dentro un cuoricino, un'ancora e Nike SB con qualche faccina simpatica, mentre l'altra ha questo mostriciattolo dormiente KCDC. E sono sdraiato. E lo swoosh di Nike. Sì, sta riposando, poverino. Quindi scarpa ricca di dettagli. Price, vi dico che al momento non si resella nemmeno. Cioè, quindi la trovate sotto 200 euro tranquillamente. Anche sotto i 180, credo. Prossima scarpa, sempre Nike, sempre Dunk. Anche questa qua è una scarpa che mi ha sbalordito. L'ho presa per Andrea, che salutiamo. Ciao! Andiamo a vedere. Nike Dunk Low, li chiameremo banana, perché sono ispirate ad una banana. Infatti qui abbiamo un target. Ma matura o acerbo? Tutte e due. Qua c'è scritto banana smoothies, ricco di vitamina C, gli ingredienti. È simpatico, non l'avevo letto. Questo qui. Lo smoothies alla banana con gli ingredienti, la preparazione, molto simpatico. I passanti della fluttuanti che ricordano proprio la buccetta della banana. Io vorrei licenziarmi da questo canale. Posso? Io in questa colorazione, come la vedi? Sabbia. Io gli occhiali, quindi ho la percezione dei colori. Questa mi sembra grigio. Sì, diciamo che è un grigiolino. Lo swoosh giallo e questa parte posteriore gialla che va chiaramente a riprendere la buccia della banana. Dietro invece troviamo il logo Nike con questo font molto bello. Un loghettino qui, è come se fosse lo stampino che si mette sulle banane. L'adesivo, sì, bravissimo Cichita. Un saluto a Cichita che non ci paga. Vi dico la verità, qualità veramente ottima. Anche Marco l'ha presa in mano prima la banana. Sì, queste qua sono fatte bene. Ma adesso, surprise. La cosa veramente figa e simpatica che troviamo in questa scarpetta qua, cos'è? Questa sacchetta, vi lascerò delle foto per farvi vedere com'è aperta. Cosa c'è ancora di figo? Un dettaglio veramente importante, e sono i dettagli che fanno la differenza. Qui sotto la linguetta c'è la targhettina con i valori nutrizionali della banana. Passiamo all'ultima e prossima, no, la prossima e ultima. Eccoci qua, un altro paio di Nike Dunk. Questa qui è una general release, nulla di particolare, però devo dire molto simpatica. Colorazione coconut. Su questa scarpa in realtà c'è poco da dire, perché è un misto di pelle giallognola con, sì, è bianco panna, swoosh bianco. Questa qui potrebbe essere una scarpa sotto 200 euro per l'estate. Ci sta, sicuramente sempre meglio delle panda. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quale pezzo preferite da tutti quelli che vi ho mostrato, e perché proprio i pantaloni. Pezzo forte. Bellissimi. Non dimenticatevi di seguirmi su Instagram, su TikTok, iscrivervi al canale, mettere like al video. Siamo oltre 1000 iscritti. Siamo almeno a 4-5000 per questo video. Iscrivetevi, non mi vengo a prendere a casa. State pronti, perché il video di Marco uscirà a breve, nella trasformazione in un fruttivendolo. Gori!